il mio? Sì, è anche il mio. È anche il mio. Pepe Reina. Ma chi? Il portiere del Napoli. Ma perché c'è il numero di Pepe Reina? Non lo so. E tu? Beh. Accendete il televisore. Ciao, Trio Medusa. Ho bisogno del vostro aiuto. E come sapete, di un bel posto a Napoli. Veramente mi sono innamorato ciecamente di questa città. Penso che non è una delle cose che dicono i calciatori, che stanno bene ovunque. Questo caso è diverso, io mi sento un pochino più napoletano. Come penso che lo siamo tutti, quindi ho bisogno del vostro aiuto. Vediamoci a Napoli. Aspetta, perché dovremmo? Vi regalo delle cose. Significa gratis. Come fa a conoscere il nostro punto debole? Ok, accettiamo. E chi è? Faccio indovinare, ti manda Pepe Reina. Apro? È una scarpetta da bambino. E quindi? Ma è semplicissimo, è un indizio, come nella caccia al tesoro. E allora? Scarpetta come Edoardo Scarpetta e il papà di Edoardo De Filippo, la commedia napoletana. Natale in casa Cupiello. Te piace o presepe? Mi piace. Dobbiamo andare a San Gregorio Armeno, la via dei presepi. E tu tutto questo l'hai capito da una scarpetta? Elementare, Watson. Io avrei detto Cenerentola, arrivederci. Scusate, non ho capito perché ci siamo vestiti così. Ma per mischiarci alla popolazione locale. Non mi sembra che la gente sia vestita da presepi. Vabbè, ormai è andata. Ma dove troviamo Pepe Reina? Vicino all'Arcangelo Gabriele. Ah, in paradiso, ci andiamo con la funicolare. Ma no, la statuetta. Lì ci sono le statuette dei calciatori. Buongiorno, scusate, statuette ne avete? E che problema c'è? Ne abbiamo tantissime. Poi vi faccio l'elenco di tutti i personaggi che abbiamo. Abbiamo Berlusconi, Sofia Loren, abbiamo Sardi, Valeria Marini, Umberto Smaila, Valentino Rossi, mio cugino Giacomo. E poi Flavio del Grande Fratello 5. Ah, sì, bene, scusi, ma Pepe Reina non ce l'avete? Ma perché voi cercate Reina? Sì. E perché non me l'avete detto prima? Ecco a voi la statuetta omaggio di Pepe. Ah, a proposito, c'è pure un biglietto per voi. Bravi, state andando benissimo. Quella mettetela nel presepe. Noi ci vediamo tra due minuti. Ci vediamo tra due minuti da Sorbillo, firmato Pepe Reina. Sorbillo. Cos'è Sorbillo? E se chiediamo al negoziante? Ma che sei matto? Così perdiamo un'altra ora e mezza. Chiediamola alla signora piuttosto. Signora. Sì, scendi. Sa che cos'è Sorbillo? A pizzeria. È che sta proprio da qua vicino. È una bella pizzeria. Ma ti avrei che pizza che fa. Una pizza che è una meraviglia. Ma la gente a terra moto là dentro. Ma se venissimo qua la gente. Pure io guardo l'uno. Che sacro. Stanno sempre assentati là dentro. Che pizza a noi. Mangiato bene, eh? Da morire. Oh, e chi babà? Dici la verità, questi ce li manderei. Ma da voi? Questi sono per voi. Ma noi questi non l'abbiamo mica ordinati. Ma questi sono dei caffè sospesi. E chi li ha sospesi? Me li ha mandati Pepe Reina. Pepe Reina? Allora sai dov'è? A Castelvolturno. Cioè, dopo tutta questa storia, lui sta a Castelvolturno. Sì. Appuntamento con Pepe Reina. E io sono Bruno Pesaola. Buonasera, signor Pesaola. Giuro, abbiamo appuntamento con lui. Ma voi siete tifosi del Napoli? Più o meno simpatizzanti. Non esistono simpatizzanti. Il Napoli si ama, punto. Infatti, però... Ma da dove venite voi? Sento un accento strano. Iesung Pusillip. Lascia stare, no, guardi, siamo di Roma, però tifiamo Napoli. Vediamo subito. Coppa Italia, 1996-97. Napoli-Lazio. Risultato finale. Marcatore, minuto. 1-0 per il Napoli. Gol al terzo minuto del primo tempo di Alfredo Aglietti. Su assist di? Turrini. Ammazza, e come lo sai? C'ero. Chi giocava in porta? Il mitico Giuseppe Pino Taglialatera. Detto? Batman! Pepe,
Ci sono delle persone per te. Arrivo, ragazzi. Oh, eccoti Pepe, finalmente. Come va? Tutto bene? Grazie. Come va? Come è andata? Vi è piaciuto il giro? Ah, abbiamo visto dei posti meravigliosi che non conoscevamo. Napoli è splendida. Il cibo? Vi è piaciuto? Vi offro qualcosa? No, basta così. È tutto buono, ma basta così, grazie. Quindi anche voi siete un po' napoletani adesso. Guarda, di sicuro la mia pancia. Quindi mi aiutate a farlo anche altre persone? Che cosa? Io penso che ognuno di noi ha un pezzo di Napoli nel cuore. Allora, con il vostro aiuto, convinco anche gli altri che effettivamente è così. E come facciamo? Venite, vi spiego. Vi offro ancora qualcosa? No, basta.